Dal Gran Galà di Radio Sport siamo qua con tre rappresentanti della storica Cascina Matese del 2007-2008. Abbiamo premiato come premio squadra Marcord, abbiamo Alessandro Brenna, Matteo Livio e Nicola Donofrio. E anzitutto il capitano di quella squadra che fece quella grande cavalcata, ti chiedo un ricordo di quella stagione che vi portò in promozione. Ma allora, il ricordo è ovviamente positivo e bellissimo, a distanza di anni. Sembrano parole che poi vengono scontate, ma davvero si ricorda il gruppo che si era formato. E siamo partiti non per vincere il campionato, ma per fare bene, invece siamo trovati sempre davanti e con i playoff abbiamo culminato una grande stagione. E ricordiamo un playoff in cui ci fu quella storica partita col Menaggio, vinta 5-4. Chiedo magari Nicola che ricordai di quella partita. Partita folle, partita veramente folle. Dovevamo per forza vincere e quando si leggeva il risultato si credeva che avessimo vinto ai rigori. Invece partita vinta al 90esimo, partita piena di emozioni dove bastava un niente per non vincerla. Invece forse è stato il vero gruppo, è uscito in quella partita e abbiamo vinto una partita storica, una partita che poi ci ha portato agli annali, ci ha portato a essere storici. E tu ricordo Alessandro eri un po' diverso adesso, ho visto qualche foto dell'epoca, qualche capello in più, giusto? Sì, sembrava un po' simile a te, con i capelli lunghi un po' quasi rasta, però a me anche Teo si aveva lunghi comunque, eravamo tra l'altro penso la squadra con più mancini nella storia, perché avevamo penso 6 o 7 mancini al minimo in tutta la squadra. È stato tra l'altro quella partita che diceva lui, c'è un aneddoto strano che il nostro portiere nel scaldarsi nel pre-partita si è abbassato per bere, ha preso il rubinetto nell'occhio e ha fatto i primi 20 minuti con un occhio chiuso, cioè, e si è riuscito a vincere. Il portiere era? Savioli. Allora ricordiamo che poi quella squadra lì è particolare perché molti giocatori sono un po' diventati allenatori, qua ne abbiamo due. Alessandro Brenna a livello dilettantistico come Asco lo conoscono un po' tutti. Tu Nicola hai cambiato un po' di recente, hai allenato il Serenza, poi sei passato adesso alla Pro Sesto, giusto? È vero, giusto. È un'esperienza nuova dove mi è stata data questa opportunità bellissima dove c'è tanto da imparare, da apprendere ed è una scuola di vita, perché passare dai dilettanti ai professionisti vuol dire tanto, devi essere pronto, ti devi far trovare pronto e mi sta dando istruzioni e nozioni nuove che mi torneranno sicuramente utili per il futuro. Ricordiamo responsabile di attività di base, giusto? Esattamente, bravo. E la Pro Sesto. Bravissimo, esatto. Ecco, allora ringraziamo Alessandro Brenna, Matteo Livio, Nicola Donofrio e la Cascina Matese. Volevo ringraziare, cioè fare questo premio anche per Giancarlo Colombo che è venuto a mancare, che era il cassiere storico della Cascina Matese e credo che sarebbe stato fiero di ricevere questo premio anche lui per la carriera, per tutto l'impegno che ha dato alla Cascina Matese. Grazie allora con questo bel ricordo, grazie a tutta la Cascina Matese, quindi del 2007-2008. Grazie a voi.